Ciao, siamo studenti della seconda D e della seconda E del liceo artistico di Lucca. Una mattina di ottobre è cominciata la nostra avventura. I nostri compagni di quinta C ci hanno spiegato cos'è un progetto Comenius e cosa hanno fatto l'anno scorso. Un'indagine sui luoghi di incontro per i giovani a Lucca. Parecchio lavoro davvero. Distribuito questionari sui luoghi di incontro a più di 400 studenti. Elaborato i dati in un PowerPoint. E girato un documentario sul lavoro svolto. Hanno ospitato i partner tedeschi e finlandesi. E poi via, a Kemi! Ok, adesso tocca a noi, abbiamo pensato. Sembra divertente! Abbiamo ripreso e adattato i questionari dell'anno precedente per distribuirli agli adulti. Alcuni di noi hanno anche intervistato nonni e genitori. Poi abbiamo analizzato i risultati dei questionari. Nonostante i nostri nonni e genitori non avessero una grande varietà di luoghi di incontro, si sono dichiarati soddisfatti all'80%. Sarà l'effetto ricordo? Il motivo principale per uscire era trovare gli amici. Le ragazze erano molto meno libere dei maschi, anche se c'è stato un miglioramento dalle nonne alle mamme. A che età hai iniziato ad uscire senza genitori di pomeriggio per incontrarti con i tuoi amici? Senza genitori mi sembra intorno ai 13-14 anni. Ma pomeriggio? Dai, 13-14 anni. Verso 15 anni. A quell'età lì c'è difficile. Ma con chi? Con le amiche anche. All'età delle medie, verso i 14-15 anni. Perché alla mia epoca non è che si usciva tanto tra i maschi o insieme. Le donne un po' uscivano da sé e gli uomini uscivano da soli. E dove vi vedevate di solito la sera? La sera? Nei pomeriggio, mi chiedi. Dunque, di pomeriggio ci si vedeva o a casa della mia amica, io da lei, oppure viceversa, lei da me. E poi uscivamo insieme in bicicletta, perché i nostri mezzi a quell'epoca erano le biciclette. Quando ero più piccola ci si trovava per strada con biciclette oppure in casa, e invece più grandicelli, nell'età della scuola media, usavamo andare nel giardino del paese, usavamo dire si va in mezzo al monumento, perché appunto lì la sede del monumento dei caduti. Si frequentava poco a quei giorni, Linda. Ci facevamo tutti di asana, non mia come ora. E a che età hai iniziato a uscire senza genitori, con gli amici? Senza genitori io sono cominciata a uscire sempre con lui, perché avevo 18 anni e mi fidanzai. Lì c'era una sala, ci ballava. Allora ci andava il sabato sera, ma sempre con la mia mamma, sono a casa. Non uscivo proprio neanche nel fine settimana, da sola con la ragazza. No, mai da sola. Anche con gli amici? No, una volta. Sì, usciva con gli amici, però per esempio ci portava tutti la mia mamma,
e ci si trovava per la strada, nei campi sportivi, nei campetti di calcio, quando non c'era da fare in casa a dare una mano, perché altrimenti non è che si viveva nel lusso. Perciò non c'era tanti posti di divertimento. Quei pochi incontri, quei pochi momenti di incontro si avevano per la strada, come ho già detto, o nei campetti sportivi di periferia, per giocare a pallone. Beh, il sabato pomeriggio senz'altro, la domenica pomeriggio pure. E da altri giorni uscivo di casa ma stavo nelle vicinanze di casa, invece il sabato e la domenica andavo anche in città, a piedi andavo in città a fare il passeggio in via Fillungo, Piazza Grande, sulle mura. 18 anni, ma a 18 anni ero già una ragazza un po' donna grande e qualche volta ci scappava a ballare, era l'unico divertimento che mi concedevo con le mie amiche, e di pomeriggio andavo a ballare. Tutti i giorni, tutti i pomeriggi, la strada era libera, non c'era traffico di auto, era una zona privata, non c'erano pericoli, certo. C'erano tanti bimbi della solita età e si giocava tutti insieme e quindi i genitori ci lasciavano, specialmente d'estate, con l'ora legale, le giornate più lunghe, si rimaneva fuori e poi ci chiamavano per farci venire in casa e allora andava a casa. Eravamo tantissimi bambini e eravamo sempre fuori a giocare quando una madre veniva giù e portava la merenda per tutti. Quindi sono stati luoghi per una buona crescita anche divertente, sana, sì, giochi semplici, senza genitori, ma comunque poi qualche genitore veniva fuori. La parola chiave potrei dire una cosa, sì. Io vado giù, mamma, io vado giù. E dove? Dove vi incontravate? Dipende, si incontrava o qui nei paraggi, a casa dell'uno o dell'altro, oppure all'ostello, che era questo luogo di aggregazione molto bellino, l'ostello della gioventù, frequentato da turisti, un bel posto. A quell'età, la sera del fine settimana, frequentavo il bar vicino alla stazione. E a iniziare dai 15 anni si andava a volte a ballare nelle sale da ballo dell'epoca, nelle discoteche, qui della zona, la più frequentata dal nostro gruppo all'epoca era quello che si chiamava il Golden Boy e che ora si chiama Eco. Ma normalmente si andava in qualche sala dove si giocava a ping pong, poi si cominciò a giocare a biliardo, poi si giocava a carte fra di noi, poi crescendo si andava anche al teatro a vedere le riviste. Le ballerine, insomma, c'era. Uscivo la domenica pomeriggio. Andavamo al cinema, facevamo una passeggiata sul Viale Verdi e poi verso le 7 tornavamo a casa. Tardi, dopo 18 anni. Ma la sera poi non usavo andare fuori, andavamo un pochino a ballare il pomeriggio dopo i 18 anni. La mamma dicevo che andavo al cinema, invece andavo a ballare. E la sera verso le 7, 7:30 tornavamo a casa. Durante la settimana perché frequentavi quei luoghi che hai segnalato? Era possibile incontrarsi con l'altro sesso, con le ragazze, perché al bar naturalmente all'epoca le ragazze non venivano, era solo frequentato dai maschi, quindi se volevi conoscere delle ragazze dovevi andare nella discoteca. Solo frequentavo quei luoghi perché ci ritrovavo i miei amici, i coetanei, facevo altre amicizie, si giocava a carte, a biliardo. E a che ora hai iniziato a uscire da sola dopo cena? A che età? No, dopo cena sempre accompagnata addirittura anche con la nonna. Ma neanche dopo i 18 anni così? Dopo i 18 anni sì, perché ero sposata. Sposata a 18 anni, sicché a quel punto lì... Non usava fare sport, una ragazza non doveva andare fuori a fare sport, era molto chiusa in casa, non ce lo permettevano. È stata più libera? No. Nata a 20 anni? Nemmeno a 20 anni, perché ci guardavano, no?
ci guardavano, non voleva che si uscisse fuori di casa io e mio fidanzato soli, no. Di sera ho cominciato ad uscire dopo i 20 anni passati. E dove andava? In discoteca? Qualche volta, il sabato sera si andava in discoteca, una volta sì e una volta no, anche perché era costoso. E se no si andava a fare il giretto in passeggiata, le chiamavamo le vasche. I suoi genitori la lasciavano libera? Assolutamente no. Ma neanche una volta all'anno? Quando dovevo fare l'ultimo dell'anno, al massimo all'una dovevo rientrare a casa. Ma io ho avuto già una famiglia abbastanza ben disposta e tollerante per l'epoca, perché per frequentare gli amici fuori dal mio paese, quelli del liceo, e quindi poter frequentare la città come Bari, potevamo prendere un autobus delle 11, delle 23 di sera da Bari, per cui si arrivava al paese abbastanza tardi. Ecco, questo era il massimo della concessione. Più tardi delle 11 e mezza, massimo mezzanotte, nei fini settimana non si poteva fare. Nel posto c'era questo pullman che era molto comodo, per noi era eccezionale, coincideva perfettamente con l'orario. Okay. Voi due invece siete soddisfatte dei luoghi d'incontro? Io sì. Ma anch'io? Io sì. Io sono stata bene da piccola. Sì. Perché fuori, non insieme. C'erano le esigenze che ci sono ora. Beh sì, no, pensandoci ora forse farei delle critiche a quello che c'era, ma all'epoca andava bene, per me andava bene il bar, gli amici, tutti si facevano le stesse cose. Pensandoci ora era un luogo un po' troppo chiuso da un punto di vista culturale. Si andava lì per giocare a carte, per giocare a biliardo, per parlare delle solite cose di cui forse parlavano anche quelli più grandi, si ascoltavano quelli più grandi, c'erano persone di tutte le età. Era soddisfatto del loro incontro? Sì, sono stati anni molto belli, sì. Va bene. Paragonando le risposte di nonni e genitori con quelle dei nostri coetanei dell'anno scorso, ma anche con la vita che facciamo di solito, ci siamo sentiti molto fortunati. E dove andate mai? Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarai?